che si chiama Pelletta, in due versioni differenti, floating e sinking. Questa è una trinciale molto interessante, soprattutto nelle strutture ricche di stanziale che vengono nutrite a pelle. Può essere utilizzato sia sul fondale, sia sul recupero in caliente, sia con recuperi lineari. La caratteristica di questo trinciale è il peso e le misure più piccole rispetto agli altri che si trovano sul mercato. L'affondamento è più lento rispetto al punch, la misura è più piccola rispetto al punch, può essere utilizzato in prossimità del fondale, può essere utilizzato sul fondale. Il peso è strutturato in modo che l'esca si trovi sempre con l'amo rivolto al spaglio e con la base che appoggia verso il basso, in questo modo è più anticario. Il recupero migliore di questa tecnologia artificiale è il bottom packing, quindi quello che dicevamo poco prima con Dicucci, cioè il sottotono circondario. Se recuperato in maniera lineare, invece l'artificiale è concepito per ottenere un leggerissimo walking. Questo può attivarlo e può portare comunque all'attivazione dell'istinto prenatale. Il floating invece può essere utilizzato come un popper. sono prototipi, quindi non c'è scritto sopra se sono prototipi o se sono singoli, e lui li comprova a casa. Una delle caratteristiche che fa molto gola anche questo verrà rilasciato in marzo, quindi potrà essere una buona estra da utilizzare quest'estate per le mangiate in bollata. Floating pesa 1,1 grammi e sinking pesa 1,9. Adesso question about punch. Il primo metodo per utilizzare punch: raggiungiamo il fondale, controlliamo il fondale con gli occhi. Bottom bumping utilizzando la punta della canna con dei piccoli saltelli. Oppure quello che è il decima key, quindi canna ferma e recupero esclusivamente di mulinello. Vedete, il saltello è tanto alto quanto ampio, molto rotondo, molto regolare rispetto al bumping, che è più alto rispetto al decima key. 3,8 grammi di peso, lui dice è buono da utilizzare sia con il bottom planting sia con il decima key, sconsiglia quello che è il trascinamento sul fondale e dice che è un'esca che è stata proprio concepita per salire e scendere. E poi le capacità di variabilità su quello che è il metodo di salita e discesa della trinciale è la verità del testatore a crearla e a maturare. Quando andiamo a eseguire il bottom bumping con un movimento frontale della canna, noi possiamo eseguire dei salti molto alti molto, e poco alti. Se invece noi andiamo a aumentare l'uscita laterale della canna rispetto all'uscita frontale, quindi laterale come stiamo facendo lui, in questo momento noi andiamo ad allungare il nostro bumping. Lui dice, quando andiamo a eseguire questo tipo di bottom bumping, nella quale l'esca lavora molto a contatto con il fondo, è possibile rimuovere l'amo che si trova davanti, perché in questo modo qui abbiamo una minore capacità di incarico dell'artificiale. Diversamente sui decimachi e sulle tipologie di recupero lui consiglia di montarlo perché sono salti più ampi e l'esca lavora in caduta, quindi può essere mangiata dalla propria in posizione di terreno. Anche questo lui dice lo possiamo utilizzare come un popper e la forma e la conca sono perfetti proprio per eseguire delle buone pompate e crea tantissimo movimento.
dice, con il John lui consiglia di tenere sempre montati tutti e due gli anni, perché non c'è rischio di incaglio e l'attacco può venire sia dal posteriore ma tante volte viene da sotto. La caratteristica del John è che dopo la pompata si sposta e gli ami vanno proprio sotto l'esca a risalto. Dice, il recupero di questo può generare tutti i popoli, questo è stato con due tipologie di pompate. O la pompata che mostrava prima,